E poi avete un momento nel quale stiamo vivendo con difficoltà, certo, ma anche con grande attenzione, la grande sfida europea. A chi dice che l'Europa non serve a niente, provate a pensare ai vostri nonni che 70 anni fa perdevano la vita al confine con la Francia, che venivano internati nei campi di sterminio. Pensate che oggi il nostro massimo scontro con i francesi e con i tedeschi, se non volete andare sui parametri e sulle questioni economiche, al massimo in una sfida di Champions League. Pensate che 70 anni di pace in Europa non ci sono mai stati. Pensate che l'Europa è la casa per la quale grandi idealisti in politica, nella società civile, nel mondo accademico e culturale hanno dedicato le energie più belle e più profonde. Certo, questo non significa che l'Europa sia lì scontata. Quello che sta accadendo in queste ore ai confini dell'Europa, tra Russia e Ucraina, nel cuore dell'Europa a livello economico, con la riflessione che anche domani porteremo al Consiglio europeo sul futuro del rapporto tra crescita e rispetto dei parametri di bilancio, impone e richiede a ciascuno di voi di essere orgogliosi cittadini italiani, ma anche capaci di amare l'Europa come casa della civiltà del mondo. E contemporaneamente in questa Europa che cambia, non dimenticate mai che il vostro ruolo di italiane e di italiani è di essere un ponte sul Mediterraneo, sui Balcani. Vostre e vostri colleghi hanno 20 anni fa scritto pagine importanti nel rapporto con i Balcani. Oggi che l'Europa si sta allargando ai Balcani e che deve finalmente aprire lo sguardo con maggiore determinazione su ciò che sta accadendo nell'altra riva del Mediterraneo, non dimenticate che questo significa essere donne e uomini del nostro tempo, comandanti, carabinieri italiani.